così come le valli, che scava e modella senza sosta. L'acqua attraversa l'intero pensiero umano. È oceano, padre degli dei e origine di ogni cosa. È l'archè, ciò da cui tutto proviene e a cui tutto giunge. Sorgenti, grotte, paludi, laghi, fiumi rappresentano da sempre per l'uomo fonte di ispirazione. Ma vi sono luoghi in cui più di altri l'acqua ha un ruolo speciale. Uno di questi è la Valle dell'Aniene. In questo impervio e suggestivo paesaggio, con i suoi cupi scenari montuosi, dolci e assolati altipiani e valli immerse nel quieto scorrere di acque, qui il fiume Aniene da millenni modella il territorio e la storia delle genti che lo popolano. L'Aniene nasce dai Monti Simbruini, una catena montuosa ai confini tra Lazio e Abruzzo, e dopo un percorso di oltre 90 chilometri si getta nel Tevere, del quale rappresenta uno dei principali affluenti. Prima dell'arrivo dei Romani, queste valli erano abitate dagli Equi, valoroso popolo di guerrieri. Ma l'acqua, abbondante e pura, diede a questi luoghi un ruolo di rilievo per la città eterna ed eternamente assetata. Roma arriverà a captare dai quattro acquedotti aniensi oltre 750.000 metri cubi che alimenteranno terme, fontane e ninfei di quella che sarà la regina delle acque. La sua bellezza, il suo carattere forte e selvaggio faranno della Valle dell'Aniene uno scenario unico, scelto da imperatori e uomini di fede che con il loro passaggio hanno contribuito a rendere l'Aniene il più celebre tra i fiumi del Lazio. Prima che i Romani vi giungessero, la Valle dell'Aniene era abitata dagli Equi, un popolo fiero, di antica stirpe guerriera, temuto dai vicini per le incursioni a scopo di rapina. Nemici giurati di Roma, degli Equi ci parla Tito Livio, che ne descrive indole, gesta e territorio. I loro villaggi non raggiunsero mai il livello di vere e proprie città. Si trattò piuttosto di abitati d'altura o castellieri collocati non lontani dal fiume, fortificati naturalmente e in stretto rapporto con le vie di comunicazione e i sentieri di transumanza. Scarse sono le notizie di questo popolo giunte fino a noi. Sappiamo che le ostilità con i Romani iniziarono già con l'età regia e terminarono secoli dopo, nel 304 a.C., con un lungo e definitivo assedio alle loro roccaforti, cui seguì la fondazione delle città romane di Alba Fucens e di Carsioli. L'unica testimonianza funeraria degli Equi nella Valle dell'Aniene a tutt'oggi è la necropoli di Casal Civitella a Riofreddo, utilizzata tra il VII e il V secolo a.C.,
posta su una sella del Monte Morregare, a servizio di un abitato arroccato, purtroppo scomparso. I corredi venuti alla luce all'interno delle tombe dicono molto di questo popolo forte e valoroso. Lance, pugnali e spade per gli uomini. Fibule, pendagli, anelli e una raffinata collana d'ambra per le donne. È a questi preziosi e unici oggetti, oggi custoditi all'interno del Museo di Riofreddo, che la storia sembra aver assegnato il compito di tener viva la memoria, nonostante la sconfitta, di questo popolo fiero, il cui spirito riecheggia ancora sulle alture della valle. Con l'arrivo dei Romani, l'assetto territoriale della Valle dell'Aniene subì profondi mutamenti. Gli abitati d'altura furono abbandonati, gli insediamenti in aree pianeggianti divennero il centro di attrazione degli abitanti di queste terre. Le proprietà vennero regolarmente suddivise e assegnate ai coltivatori. La rete viaria degli antichi tracciati della transumanza fu profondamente ampliata e ristrutturata. Le comunicazioni tra Roma e l'Adriatico furono assicurate da un importante asse stradale, la Tiburtina Valeria. Fu costruita nel III secolo dal censore Marco Valerio Massimo, all'epoca della conquista del territorio degli Equi. Diversamente dalla Tiburtina, che era interamente lastricata, la Valeria, che si snodava lungo la valle dell'Aniene, era in gran parte pavimentata con massicciate. Scarse sono le tracce ad oggi visibili, ad eccezione del ponte di San Giorgio a Riofreddo e del ponte Scutonico a Roviano. Superata la parte più impervia della valle, l'Aniene perde la sua irruenza. Il panorama circostante, così come il suo corso, si addolcisce. Alle rupi e alle cascate seguono ora zone pianeggianti e rilievi collinari, che l'uomo ha modellato, costruendo sulla sommità città arroccate e coltivando pazientemente i fondovalle. In epoca romana, il fiume attraversava un territorio costellato di aziende agricole, dove ai luoghi dedicati al riposo del Dominus si affiancano quelli destinati alla produzione. A questo modello appartiene la villa di Orazio a Licenza, immersa in un paesaggio celebrato dal grande poeta. Quieto nel suo scorrere, l'Aniene sapeva fare della valle un luogo ameno, dove ritrovare serenità e riposo. Altre volte, queste ville immerse in uno scenario suggestivo diventavano invece vittime dell'improvvisa violenza del fiume. Nelle parole di Plinio il Giovane risuonano ancora l'angoscia e il terrore di quanto visto. L'Aniene,
il più delizioso dei fiumi, quasi affascinato e trattenuto dalle ville che ne sottolineano il corso, irruppe, divelse e travolse la maggior parte dei boschi che ne ombreggiavano l'alveo. Screpolò i monti e, qua e là, ostacolato dai crolli di massi abbattuti, affannandosi a rientrare nella propria sede, abbatté le case e prese a scorrere sulle loro rovine sommerse. Gli imperatori furono grandi costruttori, ma tra le opere pubbliche ve n'è una, considerata la più alta manifestazione della grandezza romana: gli acquedotti. Maestose infrastrutture create per trasportare l'acqua dalle sorgenti fino alle città. Ai primi costruiti in epoca repubblicana seguirono quelli di età imperiale. L'Aniene divenne così un fiume celebre, la sua valle descritta dai poeti, la sua acqua, simbolo di purezza. All'acqua furono ispirate le residenze che gli imperatori vollero costruire in questo suggestivo scenario. Prima fra tutte, quella di Nerone. Incastonata in un'area impervia e selvaggia, un'affascinante fusione tra paesaggio naturale e umano. Qualche anno più tardi, Traiano fece costruire la propria villa nel verde lussureggiante degli altipiani di Arcinazzo, circondata da un paesaggio montano, aspro e ricco di fauna. Splendidi marmi policromi, affreschi raffinatissimi e stucchi dorati decoravano mirabilmente questa residenza. L'armonia con il paesaggio accomuna le residenze aniensi a quelle tiburtine, dove ogni elemento è pervaso da un'autentica architettura acquatica. L'acqua decorava ambienti e paesaggio, scorrendo nelle valli e zampillando copiosa dai ninfei. E ogni goccia di quell'acqua, così mirabilmente controllata nel suo incessante fluire, mostrava a tutti la grandezza di Roma. Se cerchi la luce, Benedetto, perché scegli la grotta buia? La grotta non offre la luce che cerchi. Continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, perché solo in una notte buia brillano le stelle.
L'acqua per l'uomo è da sempre elemento del sacro. Lungo è il viaggio tra storia e fede che l'acqua percorre nella valle dell'Aniene. Un viaggio che dagli imperatori attraverso gli eremi di San Cosimato, ricavati sulla grande rupe a precipizio sul fiume, giunge fino ai luoghi di San Benedetto, che dentro i confini della solitudine sublacense passò i primi anni del suo romitaggio. La vita del santo fu costellata di eventi miracolosi, narrati con dolcezza e semplicità da un altro grande della Chiesa, San Gregorio Magno, che di queste valli era figlio. Molte delle storie hanno in comune l'elemento acqua, a volte risorsa, altre minaccia. Quando non può con gli uomini, la storia redime i luoghi. Proprio la villa di Nerone, la cui fama di persecutore di cristiani è giunta fino a noi, divenne luogo su cui fondare quello che San Benedetto indicò come il suo monastero. Benedetto non amava affatto le lodi del mondo. Bramava piuttosto sottoporsi a disagi e fatiche per amore di Dio. Proprio per questo fuggì. Si diresse verso una località solitaria e deserta chiamata Subiaco, ricca di fresche e abbondantissime acque, che prima si raccolgono in un ampio lago e poi si trasformano in fiume. Oggi sono il monastero di San Benedetto il Sacro Speco, la grotta delle sue prime meditazioni, e il monastero di Santa Scolastica, poco più a valle, a raccogliere e custodire questa illustre eredità. L'acqua è un'abile narratrice. Parla senza sosta, ma non si ripete mai. Cambia forma, non sa attendere, trova sempre nuove strade, così l'Aniene. Come un instancabile artigiano, da sempre modella questa valle, raccontando storie di popoli, di imperatori e di santi che aspettano solo di essere svelate ai vostri occhi.